Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Mitopia. L'ultima volta ci siamo lasciati qui a questa spiaggia dove c'è un mare ruggente. Siamo entrati in questo punto di teletrasporto. Direi di proseguire e vedere cosa si nasconde al fondo di questa strada. Abbiamo sempre ovviamente di scegliere un percorso. Vabbè, poi dopo qui uno se li gioca come vuole, li completa quando ha voglia. Per motivi di video ovviamente io taglio tutto. L'unica cosa che sto notando è che già questi primi nemici, nonostante abbiamo fatto dei danni ingenti, non hanno perso nulla. Hanno subito qualcosa come 400 danni e sono ancora in piedi. Non è posto per me questo. Questa è una zona molto avanzata del gioco. Mi conviene tornare indietro e fare altro allora. Però prima di lasciare le isole Garapasso, vado a prendere il tesoro. Andiamo a vedere insomma sto tesoro, dai. Sono curioso di vedere cosa mi dà. Se mi dà un punto di esperienza, beh, non gli dico di no. Ma sono tagliandi di gioco. Vabbè, la fortuna non sempre è della nostra. Come nitrito. Ah, però... Oh, daga antica, questa è per me. Dato che sono il ladro. Bella. Vai, vai. Tornerai quindi a Viaggiaraio e Benson, che cosa hai da dirci? Niente, solo quello. Niente. Attenzione, livello 19, quindi è facile. Vampiro combattivo Ganondorf. Ehi tu, sì, dico a te. Senti questa storiella. Devi sapere che ho un bel maniero. Purtroppo però è stato occupato da un mostro. E come se non bastasse, non è mica un mostro qualsiasi, è un fantasma. Tremo solo a pronunciare quella parola. Per questo avrei un favore da chiederti. Potresti scacciare il fantasma dal mio maniero? Ma certo, è facile, dai. Bene, ha coraggio da vendere. Forse è meglio che ti accompagni. Basta che mi dici la strada. A Strambonia. Beh, è un vampiro. Sì, quindi a Strambonia. Ah, ma deve essere un punto che ancora non avevamo ovviamente preso. Bene. È bello, è bello. Bene. E di qua a parte mi pare che ho fatto tutto, no? L'altra volta. Quindi andiamo al maniero. Yeah, oddio, spero che... A parte no, non è difficile. Livello 19. Facile. Stavo per dire, non è... Speriamo che non sia difficile come l'altra, ma non può. Non è praticamente impossibile. Che poi un vampiro che ha paura di un fantasma è inverosimile. Ma fa gameplay. A questo punto prendiamo un attimino il tesoro e vediamo che c'è. Contenuto shuriken per Andre Link. Ma solo statistiche. È bello, però. Mi piace la daga, mi piace. Ah, buono. Ah, però mi fa proseguire e andare avanti nel punto di interesse. Beh, meglio così. Insomma, facciamo prima, no? Oh, il fantasma. Prendiamolo. Wow. Feticcio pauroso. Ma sarà davvero pauroso? Attacchiamolo. Ok. Ah, fa la barriera. Ok, Alama. Vabbè, Givanian ci ha provato. Aspetta però, ehi. Ho troppi danni, Non mi piace. Eppure le loro difese sono alte, Cioè, non è che non sono altro, l'ho visto poco fa quando ho dato da mangiare. Strano. È fatta, dai, è fatta con questa. Ma vabbè, però dai. Ah, io non lo so, cioè livello 19. Quanti danni ha preso? Pevero strego, vabbè, dai. Che paura ho avuto. Ma grazie a te il fantasma è sparito. Vediamo come potrai ricompensarti. Ah, si, prendi questo, è un tesoro di famiglia, ma te lo sei meritato. Amuleto pipistrello? Chissà che serve. Oi! L'amuleto pipistrello ha cominciato a brillare. Potere divino? Oh! Ah, la classe dei vampiri! A quanto pare hai risvegliato un nuovo potere. Grazie a esso ora potrai scegliere la classe dei vampiri. Il potere dei non morti è nelle tue mani. Usalo saggiamente. Che bello. A questo serviva.
Insomma, andiamo a viaggiare là per fare un'altra missione che ho visto prima. Dovrebbe essere una cosa molto veloce, eh. Allora, vabbè, Ganondorf abbiamo fatto. Eccolo qua. Praticamente questo qui, diavoletto esploratore Jack, deve consegnare un regalo a Buttercup. E accettiamo la missione. In corso. Ok. Andiamo da Buttercup. E poi qui a viaggio là non c'è altro. Però per completare il livello dell'isola Garapasso non è cosa fattibile. È troppo difficile. Qua i tre amigos. Dov'è Buttercup? Eccola qua. Grazie per tutto quello che hai fatto. Veglieremo su questo posto e faremo in modo che quello che è accaduto non si ripeta. Ho un regalo per te. È da parte di Jack. Violino. È contento. Ha apprezzato, ottimo. Ci mancherebbe pure che non apprezza, no? Oh, sei già di ritorno, com'è andata? Oh, bene, ha apprezzato il regalo, allora. Sapevo di aver fatto la scelta giusta. Oh, occhio io. Grazie mille, eccoti una piccola ricompensa. Buono. E dunque, questi qui possono entrare nella mia squadra ora, vero? Facciamo la mia gruppo. Ah, così. Però attenzione, si apre un'altra strada per andare a Picco Bufera. Oh, e questo a me interessava, venire qui a Picco Bufera. Bello. Ah, Brufera. Non Bufera, Brufera. Ok. Oddio, qua forse ci sono dei nemici forti, però... Certo che sulle montagne è caldo. Talpa delle nevi. Ok, attacchiamo. Vediamo quanto le facciamo. Ok. È caparbio, quindi fa un altro da... Ah, a posto. Meglio così. Punti esperienza, quindi anche qui si livella alla grande. Buono. Ah, vuoi vedere che come l'isola Garapasso, però poi dopo c'è la parte difficile. No, queste strade non portano da nessun'altra parte. Vabbè, almeno mi sono visto insomma tutti quanti i posti che volevo vedere. Allora il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.